Dicevamo la squadra, perché già vedete su questo palco i relatori, però ci sarà una figura particolare oggi, quella del professor Pierpaolo Segneri, che avrà un ruolo un po' particolare e non so neanche se se la sentirà più di tanto, perché la autrice avrebbe gradito che alcune letture fossero fatte dal professor Segneri. In realtà Pierpaolo, mio marito, ha la voce molto bassa a causa di una recente influenza, per cui non so che cosa ci riserverà, e quindi nell'attesa io vorrei sapere da lui che cosa ha deciso e poi daremo il via al momento coreografico. Grazie Camilla, grazie a tutti voi di essere qui. Ovviamente, avendo avuto un'influenza, un po' di problemi di voce, però cercherò lo stesso di dire alcune importanti questioni sul libro, sul volto dell'anima e su quello che è un po' lo spirito che pervade questo libro e in cui io mi riconosco molto. Quindi penso che ciascuno scoprirà attraverso il viaggio interno a questo libro un mondo interiore che ti appartiene. Grazie, siete stati tutti fantastici, brillanti finora e avete giustamente posto l'accento sul volto e l'anima di queste sculture, ma posso dire che invece osservandole, purtroppo non dal vivo, ma attraverso queste fotografie straordinarie, tra l'altro abbiamo i fotografi presenti in sala, che quello che traspare, trasuda è il corpo. Ecco, ma scusi, però voglio ridare dignità al corpo oltre che l'anima. Qui ci sono dei corpi, dei colpi lacerati, straziati, alcuni di essi perlomeno, e ci sono delle ferite, ci sono delle linee incredibili che segnano la storia di questi corpi e quindi anche della materia. Ecco, lancio questa palla per Paolo Segneri, che potrà rispondermi bontà sua o no, però spero di sì, e poi subito avremo modo di ascoltare. Intanto memorizzi quello che ho detto, Ernesto Lamagna. Pierpaolo Segneri, grazie. Grazie. Arrivo subito alla domanda di Camilla, però quello che mi premeva trasmettere oggi, sentire nella reciprocità, perché l'amore, io dico sempre, nell'amore tutto è reciprocità, no? È un poter avere la possibilità di incontrarsi, riconoscersi, avere uno scambio, un dialogo, una carezza, un abbraccio. E quando ho letto questo libro, le opere del maestro Ernesto Lamagna, ma soprattutto conoscendo la scrittrice, cioè conoscendo Maria Pia Cappello, ho pensato subito a quanto questo libro assomiglia all'autrice, alla scrittrice. Perché per me, se io penso a Maria Pia Cappello, penso a una persona che oggi rappresenta una donna capace di ristabilire un equilibrio, un ordine, un'armonia che ci porta dalla legge della giungla, di cui parlava prima, a quella che io chiamo invece la legge universale degli uomini, di cui parla Kipling nel libro Il libro della giungla. Allora, viviamo qui fuori una realtà dove vince l'arroganza, la presunzione, la prepotenza. Più si ha diciamo debolezza interiore e più si mostra la propria superbia, la propria violenza, come se questo elemento fosse una risposta all'incapacità di affrontare le proprie debolezze umane. Perché poi, tra l'altro, in questa società, e io lo penso ogni volta che penso a Maria Pia, è vietato poter avere una debolezza in quanto esseri umani. E allora, se il corpo è la forma, il corpo rispetto alla materia è lo spirito, se la materia è la sostanza, la forma e il corpo sono lo spirito. Ed è questo elemento che mi ha portato anche a pensare alla forza grande di Maria Pia, che riesce a trasportare ciascuno di noi anche con questo libro
verso possibilità di dialogo, di conoscenza, di amore. Lì risiede la forza che può essere anche fragile, ma la fragilità, scusate, la fragilità è una qualità, la fragilità è una caratteristica dei cristalli, vogliamo dirlo? Perché adesso è fragile, come se fosse un problema. La fragilità è dei cristalli, quando portate scatoloni di cristallo nei bicchieri c'è scritto fragile, no? I cristalli hanno anzitutto trasparenza e quindi sono, diciamo, visibili nella loro purezza. I cristalli sono taglienti, possono essere taglienti, i cristalli sono brillanti, hanno una loro luminosità. E allora questa fragilità per noi esseri umani, nella legge universale degli uomini, rispetto alla legge della giungla, dove vince il più feroce, no? Il più, la legge della giungla è morso tua, vita mea, io sto in torto, alzo la voce e così ho ragione. Ma quella è la dimostrazione della tua debolezza, la tua incapacità di affrontare il problema e di risolverlo con sensibilità, con intelligenza, con il dialogo, con l'incontro, quello che trasmette Maria Pia col suo libro e con la sua vita, con la sua esistenza, me lo trasmette ogni volta che ci incontriamo ed è quello che voi trasmettete oggi qua con la vostra presenza e ridate speranza, essendo voi i protagonisti della serata, a un futuro che non può essere il futuro dove chi alza la voce, chi è arrogante, chi è prepotente, chi è superbo può sottomettere chi è invece forte, perché tutti quelli che si dimostrano in questo modo presuntuosi si dimostrano in questo modo deboli, deboli rispetto alla loro incapacità di affrontare il peso gravoso delle proprie fragilità. Soltanto chi è forte ha la capacità di sostenere il peso delle proprie fragilità. Chi non ci riesce è debole e poi mette una maschera davanti al volto, mette una corazza davanti al cuore e pensa di aver risolto. E lì invece nasce il problema, che un po' secondo me è anche il problema con cui gli adolescenti, i ragazzi a scuola si ritrovano ad agire così o a reagire così, perché evidentemente hanno dei problemi irrisolti e pensano che quello, oppure gli hanno insegnato che quello è il modo per risolverli, perché vedono che è un modo che parla, e invece quello è il modo forse per urlare. Questi ragazzi stanno urlando il loro bisogno d'amore, e questo dice Maria Pia, e questo dice il libro, quando parla della follia, quando parla della madre, le sculture, le opere di Ernesto Lamagna trasmettono questo, levigate, lacerate, in questo elemento così di vita vissuta, scavata, c'è l'elemento della fragilità umana, ma anche della capacità di guardarsi allo specchio e di potersi riconoscere, o di incontrare una persona e di poterci riconoscere, non conoscere, cioè non è una forma nemmeno di riconoscimento, ma e nemmeno di riconoscenza, ma proprio riconoscere nell'altro anche le debolezze e anche le fragilità e fare leva su queste fragilità per dimostrare che lì risiede la forza, non nel violento, non nel bullo, non in tutti gli atteggiamenti che vediamo essere quelli vincenti. Maria Pia vuole trasmettere amore. E voi, la vostra presenza qui, ricambiate questo amore. Grazie. Grazie, proprio esaminando l'opera prodotta nella solitudine che si percepisce la eccezionale intensità visuale e intima di Lamagna, poetico scultore della maternità, che infonde nella stessa opera tutta la dolcezza, l'amore e la grandezza della madre. Ricordando Victor Hugo, la madre è un angelo che ci guarda e che ci insegna ad amare
ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore, ci dà il suo latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre.